Buongiorno a tutti, siamo ancora qui, come vedete, non sulla cellulina, ma unico e ultimo video in Italia. Siamo stati qua per riorganizzarci un po', per far partire nuovi progetti. Se non l'avete visto, abbiamo deciso di scombinare completamente la nostra vita per il prossimo anno e di organizzare viaggi in camper 4x4, e adesso stiamo studiando anche in volo, bus e hotel in tutti i posti che abbiamo visitato in questo viaggio. Ma non è finita, perché è il giorno prima della partenza. Domani abbiamo un volo per Lima che ci riporterà quindi a recuperare il nostro Ranger, che è stato custodito nel garage di John per questi 3 mesi. E quindi questa settimana credo sarà un video breve, perché non avremo tanto tempo per risistemare il montaggio di questi brevi registrazioni, ma vi invitiamo ad andare sul nostro sito web. Abbiamo aperto un sito con tutte le informazioni sui viaggi futuri. Il sito si chiama, ovviamente per mancanza di fantasia, www.inviaggiocorranger.com. E lo terremo sempre aggiornato. Se vi fa piacere, mandateci una mail, così ci possiamo salvare il vostro contatto e possiamo mandarvi anche delle informazioni dettagliate su tutto quello che organizzeremo nei prossimi mesi in collaborazione con il tour operator avventuriamoci.com. quindi seguiteci su tutti i social possibili: YouTube, Facebook, Instagram, il nostro sito appunto. E niente, adesso vi faccio vedere le valigie. Non spaventatevi del casino che c'è qui, ma è la nostra stanza armadi. Quindi valigie, partiamo con questa che è piena di roba da mangiare, con questa qua piccolina che è bella pesantina perché è piena di olio, macchina, ricambi, cose varie. E poi partiamo con la nostra valigia fucsia, che questa è ancora aperta, quindi posso farvi vedere cosa c'è dentro. C'è del caffè, questo qui sarà una sorpresa se riusciremo a farlo funzionare. Buongiorno. Buongiorno, ricomincia l'avventura. Sono le 4 del mattino, aspettiamo il taxi che ci porta all'aeroporto, dove partiremo questa lunga giornata. Le nostre valigie impacchettate. Comunque un consiglio: questo B&B vicino a Malpensa, che si chiama The Dreamers, assolutamente valido, una bella struttura, con servizio anche di taxi notturno, se arriva, però mi hanno detto di sì, quindi siamo fiduciosi e più che altro svegliamoci. Siamo ancora un po' addormentati. Sono le 8 del mattino. Già cominciamo con le schifezze in aereo. Vai a vedere. Ci sono i funghetti e una specie di quiche. Vabbè, buona colazione. Allora, la Turkish dà le posate di metallo e il funghetto l'ho assaggiato, non è così male. Porcini. Ma che porcini, sono champignon. Dai, assaggio. Tu ne hai di più. Tu ne hai di più. Infatti io te le do tranquilla. Cioè, non è giusto. Lui ne ha di più di me. Scalo a Istanbul, dove c'è un aeroporto veramente, veramente carino. Guardate che bello. Sembra di essere in un giardino. Sono
se venite nell'aeroporto di Istanbul e volete fare colazione, se venite in questo bar qua, oggi sono in offerta i saccottini a 8 euro, regalati. Gigantesco questo aeroporto di Istanbul, passo Matteo, con gente da tutto il mondo, e però il wifi aiuto. Bisogna andare al chiosco perché se non ti danno wifi. Adesso mi investono. Aiuto. Sono finita in mezzo. Adesso cerchiamo il nostro gate nella zona D. Qui c'è anche dentro l'aeroporto un hotel. Buongiorno amore! Buongiorno. Allora io non mi riprendo perché sono inguardabile, però Matteo, siamo arrivati, questo è il nostro garage di Lima con dietro una macchina parcheggiata, ha già iniziato a lavorare, quindi stiamo sistemando la doccia. Buongiorno! Si è rotto, dov'è? Dov'è? L'hai tolto. È finito. Non lo so. Là. No, no, no. Si è praticamente rotta la piletta, questa è quella nuova, questa è quella vecchia, però per cambiare questa piletta ho dovuto smontare il serbatoio delle acque grigie, quindi niente di che, però ho dovuto tirare giù il serbatoio, tirando giù il serbatoio si è rotto anche un pezzo di tubo, perché non puoi farti mancare un pezzo di tubo rotto. Adesso quindi vediamo di rimontare tutto, andiamo a cercare il tubo. Spero va bene. Qui vedete la doccia dall'interno dove c'era il tubo rotto, adesso gli rifichiamo quello nuovo. Allora, questo è Matteo nello stato in cui è dopo 2 ore che sta lavorando sotto la macchina e che ha deciso che si portava la tuta per non sporcarsi. Cioè, guardate, guarda, un bel impolverato. Comunque, il serbatoio dell'acqua. Ma va un po' la piletta sopra, se è a posto. Adesso devo vedere dentro com'è la situazione. No, la piletta è a posto, è lì. Il secondo giorno a Lima è alla caccia di un tubo. Questo? No, aspettate, siamo tra le palle dei tuk-tuk. Allora, il tubo è questo qua, gira a destra. Si vede? Ok. Siamo in una zona bellissima. Rosso. Si ci investono. Ok? Vabbè, vi faccio vedere. Allora, missione tubo è andata male. No, dai, che non è andata male. Andata malissimo. Allora, qualcosa abbiamo trovato, ve lo facciamo vedere. Però adesso siamo venuti al mercato, però comprerei la frutta e la verdura. Ci sono i polletti, adesso vi faccio vedere. Delle frutte strane. Ma tutti i banchi che abbiamo visto sono uno dei migliori, questo, Hola. Salute Italia. Grazie. Stiamo facendo la spesa al mercatino di frutta e verdura. Adesso fragole, 10 soles al chilo, che sono 2,50 euro. Che belli.
quello che abbiamo trovato alla fine è stato questo tubo, che non è proprio la dimensione giusta, e quindi adesso Matteo prova a scaldarlo. Abbiamo anche comprato un accendigas nuovo, tanto io li perdo sempre, e proverà a fare un accrocchio, tanto il mio amore è specializzato negli accrocchi. Operazione tubo non è riuscita, perché purtroppo non va bene, è troppo piccolo. Abbiamo una macchina che è sempre sporchissima nonostante la laviamo in continuazione, e adesso l'operazione è smontare gli ammortizzatori per cambiarli. Gli ammortizzatori sono questi, li abbiamo comprati in Italia e ce li siamo portati in valigia. Matteo ne ha smontato uno, sta litigando con l'altro, quindi non lo riprendo perché sennò è finita oggi, perché è già abbastanza incazzoso per cercare di smontare l'ammortizzatore che lo fa turbolare, e poi più che altro perché siamo qui un po' allo stretto, perché il signore ci ha parcheggiato la macchina qua, quindi siamo in questo garage un po' opprimente, un po' strettino, non è proprio il massimo per fare i lavori. Però qui siamo, stiamo aspettando che vengano a controllarci per darci la libera uscita per poter viaggiare nuovamente in Perù, quindi ne approfittiamo per questo. Non si vede niente, qua comunque l'ha cambiato, c'è quello nuovo. Adesso sto trafficando dall'altra parte. Forse l'ha messo, quindi non mi morde più. Posso avvicinarmi per fare un pezzo di video. Oh, ma c'è quella macchina che è tutta sporca qua sotto. Matteo ha messo la tuta, quella apposita. Era per non sporcare la tuta. Sì. Era pulita. E dopo i lavori, dopo che Matteo si è fatto la doccia. Tanto lavoro oggi. Mi premia, mi ha portato pranzo qua. Sto cercando di avvelenarlo lentamente. Qui adesso arriveranno dei piatti giganteschi, abbiamo visto i piatti dei vicini, sono bellissimi. Per il momento platano fritto e mais. Abbiamo anche scelto il vino oggi. Oggi è festa grossa. Ci hanno fatto il tempo, ci fanno uscire dalla gabbia. Domani mattina alle 6. Alle 6 devi farlo aprirti. Butto giù il portone. Stiamo cercando di capire quanti gradi è. Vabbè. È tipo marsala. Questo è il linguado fritto. Adesso assaggiamo. È il piatto di Matteo, sempre pesce fritto. Qui non è che si veda molto, però siamo nella gabbia. No. Questa è la nostra uscita dal garage. Eccoci qua, dove siamo stati rinchiusi per questi giorni qua a Lima. Adesso stiamo aspettando che ci venga ad aprire la porta, togliere la macchina da dietro, così possiamo ripartire. Come vedete siamo ben incastrati lì nel garage. Questo è John che ci ha ospitato qui. Oh, gracias. Que tengan ustedes un buen viaje. En realidad es un gusto poderlos acompañar, poderlos servir, tramitar su suspensión aquí en la casa. Lo hicimos muy rápido. Y bueno, ya están continuando el viaje. Les deseo lo mejor. Qué gusto que hayan podido conocer el Perú. El Perú es más allá de lo bonito que se ve en las fotografías, sino es la realidad del Perú lo que hace que sea distinto a Europa, tal vez. Grazie, John. La nostra macchinina è lì fuori e adesso ci sistemiamo ultimissime cose e partiamo. Il posto dove siamo stati è El Tip Viajero, qui a Lima, e qui sono tutti gli adesivi delle persone che hanno dormito qui e che hanno utilizzato i servizi di John di El Tip Viajero. Sì, tenemos habitaciones también disponibles para la gente que viaje con motocicleta, con vehículos. Pueden dejar el carro aquí y podemos hacer la suspensión hasta por un año los vehículos que se quedan. Fa un po' impressione, siamo ripartiti dopo due mesi, no, tre mesi. I cagnolini ci sono. Ed...
comunque abbiamo un vetro sporchissimo. Quasi a Paracas. Questa mattina non abbiamo ripreso come al solito, però abbiamo avuto ben due incontri con la polizia corrotta, che per la prima volta, seconda in questo viaggio, ci ha chiesto soldi per non farci la multa, perché secondo loro non avevamo le luci accese come si dovrebbe avere qui. Non abbiamo capito se l'avevamo o non l'avevamo, se ci vogliono gli anabbaglianti, se ci vogliono le luci di posizione. Vabbè, comunque alla fine, secondo noi, questi volevano solo dei soldi. Quindi ce la siamo cavata, abbiamo detto che stavamo registrando, abbiamo chiamato il nostro amico avvocato di Lima. Boh, abbiamo fatto un po' di scena, alla fin fine. Però siamo venuti via senza multa, senza ritiri di patente e varie. Senza pagare niente. Senza pagare niente. E adesso andiamo a vedere la riserva nazionale di Paracas. Oltretutto sembra graziarci il tempo, perché c'è anche un po' di sole, quindi speriamo in bene. Primo stop a questo mirador. Non è niente di che, però è carino, fotogenico. È un monumento bello grande e là c'è la baia con il porticciolo. Ed eccoci nella riserva, abbiamo comprato i biglietti, adesso ci dà anche la mappa. Siamo all'inizio della riserva, ci sono dei colori che sono bellissimi e poi c'è il pinguino, che speriamo domani di riuscire a vedere andando a fare l'escursione sull'isola. Sono dei pinguini piccolini, che è proprio caratteristici di questa zona. Ma guardate che carini che sono sti pinguinotti di Humboldt. Siamo arrivati alla spiaggia della Mina e siamo in un posto veramente bello e inaspettato, perché abbiamo passato ovviamente un pezzo di strada bruttino bruttino e poi qua è veramente veramente uno spettacolo. C'è il vento, ma bello. Adesso andiamo a vedere questa spiaggia, che è la spiaggia della Mina. Facciamo il bagno? Sì. Cioè, io scherzavo, ma c'è gente in acqua! Matteo è rimasto lì in macchina, è stufo di salire e scendere. E io vado a vedere un mirador. Guardate che belle macchinine che affittano qua per farsi il giro. E qua c'è il mirador dell'Istmo. Qui c'è anche la pietra che sembra una cattedrale. Una roccia gigantesca lì. È
E la giornata finisce in questo bel campeggio vicino a Paracas. Guardate dove siamo sistemati bene, finalmente all'aria aperta. C'è una bella temperatura, abbiamo già fatto la doccia, ci sono i fiorellini, ci sono anche dei bungalow, delle casette. Tutto comunque semplice, però curato, bello. E quindi speriamo di passare una buona notte. E terminiamo qui questo video e vi ricordiamo, non lo facciamo mai, di iscrivervi al canale YouTube, perché per noi è veramente importante. Grazie e buonanotte.